Della follia, c'è la, l'ultimo giorno di questi grandi raduni che fanno ogni anno a fine luglio nel deserto, in una delle tre città, cioè lo fanno una settimana in ognuna delle tre città, dico Neklawi, Tozer, Nefta, e l'ultimo giorno è quando il ritual viene fatto per tutti, dunque per quello che è una follia, perché suonano tutti i ritmi e canzoni che appartengono ai spiriti o ai vari demoni, e dopo ci ritrovi delle volte con centinaia di persone in trance, fuori di testa. È una cosa molto bella perché è molto tenera, come cosa, è molto dolce, si curano l'uno dell'altro, c'è sempre, quando uno è in trance c'è sempre uno che lo tiene, che non si faccia del male, ed è una trance completamente selvaggia. Della follia, perché ci viene dalla la comunità Banga, che dunque sono gli vecchi schiavi, antichi schiavi, dunque delle ruote della schiavitù, prese dagli arabi, quando gli arabi hanno colonizzato il Maghreb, l'Ifriqiya, dunque c'è da lì il nome, che c'è Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, e che ha dato il nome di Africa, il nome arabo. E poi da lì è diventato Africa. È un rituale del deserto, dopo del deserto tunisino, il Jerid, che è il deserto di sale, perché prima c'era il mare, dunque sono centinaia di chilometri di sale. E ritroviamo dunque questi rituali adorcisti, adorcismo, perché tu c'è il demonio che ti possiede, ce l'avrai per sempre, dunque non lo caccerà mai fuori. E però ogni tanto lo spirito, perché è più giusto parlare di spirito, perché può essere benevolo, richiede il tuo corpo. In questo caso tu chiami la comunità che viene a curarti con la musica, esattamente come si faceva nella Grecia antica o più recentemente anche in Salento con la pizzica. È un modo di esporsi nella società per liberarsi di tutto, una catarsis. Quello che succede pure con il punk, il pogo punk, o la techno e la rave, eccetera. Noi siamo arrivati lì, dunque, affittando un piccolo impianto per poter suonare elettricamente con loro, comprando un piccolo impianto, cioè di quelli Behringer ultra solidi. E poi registrano tutto con lo Zoom, dunque prima in field recordings, poi chiedendole di rifare del multitracking, e tutto questo viene l'abbiamo warpato con Ableton Live su computer. Perché il warp è un warp selvaggio, ma lì sono tipo per ogni canzone ci sono 5 punti d'ancoraggio, per avere la timeline la più fedele possibile a quello che facevano. E poi dopo, alla fine, aggiungendo tutto quello che pensavamo lì veramente istintivamente. Poi siamo mente storte, dopo ci piacciono suonare i tempi bislacchi su di loro, ci ritroviamo dopo X misure, eccetera. Ma fu bellissimo quello, lì fu veramente una cosa di scoprirsi entrambi.
e poi dopo andare a suonarlo nei rituali.